Tutti come state? Bentornati in un nuovo video vlog. Allora, oggi è giovedì 22 o 23, non ricordo, penso 22, sì 22. Io sono in bagno perché sto per uscire, mi stavo preparando e andrò fuori dopo, quando sono in macchina vi spiego dove, perché sennò qua c'ho le spione che sentono tutto quello che dico. E quindi niente, intanto io finisco di fare la mia skincare, devo mettere alcune cose e poi dopo sono pronta per uscire. E intanto volevo anche farvele vedere perché le ho testate fino a questi giorni qua e quindi niente, volevo farvele vedere perché mi sono trovata molto bene. È la marca che vi avevo fatto vedere in un altro video per il siero occhiaie. Sempre la stessa azienda gentilmente mi ha mandato la crema per il collo e l'ho usata per 2 settimane e mi sono trovata non bene di più e volevo farvela vedere. Allora, la crema si presenta così, tipo come è quasi un burro, ma non unge per niente. Va applicata nel collo. Questa è una crema specifica per collo e décolleté. Io la metto mattina e sera e mi sono trovata molto molto bene perché, se notate, io ho un po' queste righette qua e devo dire la verità, da quando sto usando questa crema si sono un pochino attenuate. Questa è una crema che fa sculpting, non so come si dice sculpting, comunque scolpisce, ecco. Sculpting, non so come si pronuncia, e in più idrata tantissimo ed è anti-aging, molto molto importante, perché noi di solito utilizziamo creme anti-aging solo per il viso, il collo e il décolleté non lo curiamo, ma in realtà il collo e il décolleté insieme alle orecchie sono la parte dove si vede di più l'invecchiamento di una persona. Quindi bisogna prendersene cura, anche le mani, per questo bisogna sempre idratarle. E questo è adatto a tutti i tipi di pelle, quindi non c'è bisogno, lo possono usare tutti. È super assorbente e non unge per niente, non appiccica. Mi sono trovata veramente bene. Vi lascio il nome e tutti i link correlati sotto, se siete interessate c'è anche uno sconto per questo prodotto e ve lo lascio tutto sotto nelle info. Andate a darci un occhio perché è veramente una marca valida e se uno vuole può fare anche, cioè il kit, adesso io me li hanno mandati separati, però so che c'è anche il kit che comprende tutti e tre i prodotti, quindi se vi va andate a dare un occhio a questo brand. Tra l'altro non so se voi l'avevate vista la ragazza, cioè la signora che metteva la crema solare per tantissimi anni, ha messo la crema solare solo nel viso e non l'ha mai messa nel décolleté. Poi invecchiando la pelle del viso comunque era molto meglio rispetto al collo e il décolleté, che erano invecchiati molto prima rispetto al viso, quindi c'aveva la faccia che era, non dico liftata, però stava bene, e poi aveva il collo e il décolleté insomma invecchiati, quindi con rughe, queste cose qua, perché comunque l'invecchiamento porta a questo, ci arriveremo tutti, si spera. E quindi niente, vabbè, uno comunque si aiuta con le creme sicuramente, non è come fare un lifting, però ci sono grandi risultati. E quindi niente, questo è quanto. Adesso io finito di fare un pochino la mia skincare, mi rifaccio la coda perché è uscita male, e mentre sono in macchina vi dico dove sto andando. Poi niente, oggi non è che ho veramente grandi cose da fare, nel senso che comunque è una giornata qualsiasi, cioè una giornata normalissima. Nora è a casa, Aaron è a casa, Joseph è a casa, io sono a casa, non abbiamo progetti, non abbiamo in mente di fare niente se non che io devo uscire. E ecco, ancora peggio qua. E quindi niente, questo è quello che dobbiamo fare. E
non so se più tardi magari vogliamo portare i bimbi a fare una passeggiata, perché le temperature qua si sono alzate tantissimo, cioè proprio c'è aria quasi calda, non fa più il freddo che c'era prima, quindi penso che un giretto magari dopo ce lo facciamo da qualche parte, giusto per portare i bimbi un po' fuori e non tenerli sempre a casa. Adesso, ragazzi, io odio farmi la coda. Ecco, viene poi sempre male, cioè, ma io dico, no? Va bene, così va bene. Adesso, ragazze, vado in macchina e noi ci vediamo in macchina che vi dico tutto. Parlo piano perché Nora è una gran spiona. Eccomi, ragazze. Allora, sono in macchina e posso parlare con voi apertamente perché Nora non c'è. Allora, oggi siamo al 22 e fra pochi giorni è Natale, noi non abbiamo comprato niente a Nora. Vi avevo detto che volevamo prenderli il Nintendo, però non volevamo prenderli in Nintendo nuovo, volevamo prendere un Nintendo usato, perché noi non abbiamo niente in contrario con le cose usate, solo che è un prodotto elettronico, quindi comunque devi controllare bene, devi cioè, valutare tutti gli annunci che ci sono, magari qualcuno vicino a casa tua, così è più fidato, andare a fare una prova, insomma ci voleva più tempo e tutto questo tempo non ce l'avevamo. Questa è colpa di Josef, che mi dice sì sì tranquilla, e quindi e poi abbiamo scoperto l'esistenza del Nintendo Switch, che non lo sapevamo neanche, lo sentivo ma non sapevo che cos'era effettivamente. E quindi abbiamo optato per il Nintendo Switch, perché praticamente può giocare sia a casa con la TV, che se lo può portare dietro se andiamo in vacanza, ci può giocare in aereo, eccetera, eccetera, per non stare sempre al cellulare. E questo qui costa un po' di più, è ancora più difficile da trovare, quindi abbiamo optato per comprarglielo per il suo compleanno ad aprile. E abbiamo tutto il tempo, quindi da qui ad aprile ci guardiamo intorno per poter prendere questo regalo. Quindi abbiamo cambiato totalmente e io sono dovuta uscire oggi perché poi non ci sarà più tempo. Allora, praticamente lei voleva il dressing table, quindi il tavolo dove si può truccare e sistemare con lo specchio, solo che lei non ha molto spazio, quindi ne ho trovato uno che è piccolino, che ha lo specchio che si chiude. Anche perché io non volevo dargli uno con lo specchio fuori, perché lei poi si mette lì, inizia a parlare con lo specchio, inizia a stare davanti allo specchio delle ore, quindi no. E quindi ho trovato questo molto, molto, cioè, buono. E oltre questo gli vogliamo prendere tanti piccoli regalini, siccome comunque siamo solo noi, così potrà aprire più pacchettini, perché se ne apre uno poi è finita lì. Quindi vado dentro in questo negozio qua e prenderò un po' di trucchi per riempire questo appunto dressing table, poi prenderò un po' di pennelli, qualche mascherina per il viso, la fascia che si mette per fare la mascherina, li prendo lo smalto, rossettini, li prendo il diario segreto, stickers, tutte queste cose così, no? Poi tipo penne colorate, un po' di queste cose. E quindi devo fare una cosa super veloce perché poi Josef deve andare a prendere il tavolo dopo. Quindi adesso sono venuta in questo negozio, che vedo che è strapieno perché è pieno di macchine. Vado a vedere quello che riesco a trovare e poi dopo vado anche in un altro, perché poi dobbiamo prendere anche il regalo per Aaron. Comunque, per le più attente, avrete notato che non ho più i capelli rosa, mi sono fatta la tinta perché veramente mi facevano schifo, quindi mi sono fatta la tinta, è venuta così e alla fine me la sono fatta prima del mio compleanno, perché non volevo passare il mio compleanno con i capelli rosa. E quindi niente, adesso, ragazzi, vado, vi faccio vedere i regali, o ve li faccio vedere oggi, dipende, se c'è tanta gente ve li farò vedere poi quando Nora li apre, altrimenti ve li faccio vedere adesso che vado. Ora vado e noi ci aggiorniamo dopo. Allora, ragazzi, aggiornamento. Intanto mi pulisco gli occhiali perché sta piovigginando. Se avete notato, solo questa giacchettina perché le temperature sono alzate un sacco e non fa freddo per niente. Cioè, ragazzi, si sta proprio bene.
In Inghilterra piove tanto, quando piove non fa freddo, perché quando piove non c'è vento, quindi il vento, insomma, tutto un casino. Poi dove abito io non è un, cioè il clima non è come a Londra o a Manchester che fa davvero freddo, qua si sta bene, diciamo che è un clima mite e quindi ci sta. Allora, io ho finito, sono riuscita a fare tutto, cioè ragazzi, è incredibile, non devo andare da nessun'altra parte, sono riuscita a prendere tutto da qua. L'unica cosa, sto pensando se mettergli il puff grigio oppure prendergli una sedia, però comunque la sedia magari più avanti, perché sennò qua andiamo a spendere veramente troppo. Le ho comprato, come vi ho fatto vedere velocemente, le ho comprato, ragazzi, un sacco di robe. Le ho preso trucchi, le ho preso smalti, le ho preso profumi per il corpo, le ho preso spray con i glitter per il corpo, le ho preso maschere con la fascetta, e insomma, le ho preso veramente tantissima roba. E ho evitato di prendergli cose per i capelli perché i suoi capelli sono complicati, quindi quello l'ho evitato. E niente, adesso li ho nascosti bene bene nel cofano, andiamo a casa, che Joseph più tardi uscirà per andare a prendere il tavolo, che anche quello lo lascerà in macchina. Quindi speriamo che Nora non lo veda, perché lei mi ha chiesto se oggi pomeriggio possiamo andare da Starbucks, perché vuole andare a fare merenda da Starbucks. Insomma, cose inglesi. E quindi niente, quindi adesso vediamo. Comunque vado a casa, che inizio anche a vedere cosa fare per pranzo. Anche se devo dire la verità, abbiamo fatto colazione molto molto tardi, ma comunque farò qualcosa di veloce. Noi ci aggiorniamo più tardi, ma intanto continuo a colare il naso e non ho i fazzoletti, quindi vado subito a casa. Allora ragazze, eccomi qua, sono tornata a casa. Alla fine il dressing table è stato cambiato a uno specchio lungo con un cuscinetto e lei si truccherà lì. Insomma, vi farò vedere poi quando avremo fatto. Comunque, Josef ha fatto il pranzo, ovviamente pasta perché è l'unica cosa che sa fare. E adesso mangiamo, è tardissimo. Mi hanno aspettato per mangiare e mangiamo. Questo è di Aaron. E Aaron, devo dire che è molto contento. Sempre, sempre con i suoi Lego, la piscina dei Lego. Comunque, adesso mangiamo. Do da mangiare anche Aaron. Guardate i miei fiori del compleanno, che belli. Guardate qua, che rose che mi sono arrivate. Queste le avevo fatte vedere su Instagram. Su Instagram faccio vedere un po' di cose di più velocemente, perché è più pratico. Quindi se vi va, seguitemi anche su Instagram. Queste sono le rose. Che belle. Bene, adesso vado a mangiare Aaron, così mangiamo tutti. Poi inizio a sistemare un po' la casa perché sono uscita lasciando tutto casino in casa. Mi sa le 4, non so che ore sono. E niente, io e Nara adesso usciamo. Guardate qua le luci. Nara c'ha le lucine. Comunque, adesso usciamo, che devo andare a prendere la carta igienica perché è finita e ci stiamo pulendo con i tovaglioli, quelli da tavola. E li spezziamo, insomma, non va bene, anche perché quelli non va bene buttarli nel water.
Poi devo prendere il caffè perché l'ultimo poco di caffè l'ho bevuto stamattina e poi prendo magari qualcosina anche perché poi arriva Natale, tutto chiuso. Dolci, c'è ancora la mia torta di compleanno da finire, penso che finiamo quella e non prendo niente anche perché cioè, è già 2 giorni, quindi oggi la finiamo e abbiamo mangiato veramente troppi dolci. Poi niente, andiamo fuori, quindi vi porto fuori con me, come vi avevo detto stamattina, questo video è un po' così, nel senso che non ci sono grandi cose da fare, particolari. Senora, che adesso devo farle i capelli. E niente, poi vedo anche cosa fare per cena e basta. Adesso volevo fare dei biscottini, però c'è già la torta, quindi è inutile che facciamo anche i biscotti. Intanto prima finiamo la torta. Adesso faccio i capelli a Nora. E voglio dire una cosa, la torta è in Marocco. Con la bandiera del Marocco. È buona, eh? Sì, io voglio mangiare la bandiera. L'hai mangiata ieri. Li Ma pochissimo. metto qua. Vieni, vieni qua. Vuoi andare da Starbucks? Io non so, Scegli uno, please. O andiamo da sì. Starbucks o prendi. Che prenca. Io penso che andiamo sulla sweet shop. Andare al sweet shop. Io non so dov'è questo sweet shop. Penso che Chantal e Bonnie Ho sono. capito, ma noi andiamo da sole, mica andiamo con loro. No, no, ask. No, no, io non ask niente a nessuno. Ok. Va Siri allora, Sì, adesso scriviamo su Google Map. ora. Map. Chiude tra poco. È questo quello con cui sei andata con la mamma di Bonnie? No. Ma se prendi le sweets di Tesco, il bicchiere che ci metti dentro le sweets. Ok, sì. Bene, abbiamo trovato. Va bene, adesso andiamo e quando torno devo anche piegare questi vestiti qua. Va bene, noi andiamo. Oggi comunque ragazzi si sta proprio bene. C'è questa pioggerella fastidiosa che rovina gli occhiali, però si sta bene. Sei? C'è proprio aria calda, cioè. Hai visto come si sta bene? Non so se fa. Non so se è una cosa positiva. Sentite gli uccellini. Ecco. E ho mangiato McDonald's. No. Perché c'è uno sarà vecchio. Allora, siamo venuti da Aldi, è da tantissimo che non vengo, quindi mi faccio un giro anche nell'oggettistica e vediamo cosa trovo. La mia super spesona, Pandoro, carta, espresso, cioccolata calda e chai tea latte. Questo non lo so cos'è, non l'ho mai provato, ho sempre sentito, non l'ho mai provato. Ecco qua. Fai vedere che cos'è. Allora, alla fine Nara ha preso questo. Boh. È proprio che c'è qualcosa dentro e tu devi bello, non so, poni a questo e lei mette l'acqua dentro per scaschi con l'acqua, quindi. Vediamo, vediamo, va bene? Sì. Adesso lo apri quando andiamo a casa? Sì, questo come TikTok. Questo come fanno TikTok. Sta facendo come aprono i pacchetti su TikTok. È vero, fanno Sì, così. perché hanno long nails. Long nails. Tu sei piccola? Sì, io ho Va bene. già le unghie. Solo perché sei in vacanza, ma quando si Sì. va a scuola niente smalto. Va bene, adesso andiamo alla macchina. Guardate i parcheggi come sono pieni. Oggi c'è un sacco di gente.
Allora ragazzi, io mi sono fatta questa insalata con rucola, pomodorini e feta. Se vedete la rucola così è perché l'ho lavata, c'è scritto che è già pronta, però io non mi fido e la lavo, quindi diventa così tutta spappolata. E niente, questa sarà la mia cena e insieme sono andata a scaldare questi due panini qua, che sono senza glutine. Non ho voglia di esagerare, però guardate che l'ho comprato prima. Bene, e ci vediamo dopo che facciamo la skin care. Allora ragazze, finita la giornata, Aaron è a letto, Nora ha i suoi minuti di cartone in camera, io sono venuta in bagno che mi lavo, però prima faccio la skin care e siccome questo video non è molto lungo perché non ho fatto niente di che, ne approfitto, vi faccio vedere cosa faccio io la sera prima di andare a letto, siccome alcune di voi me l'avevano chiesto. Allora, io devo fare la doccia, però la skin care del viso, se non sono molto stanca, la faccio fuori, quindi non mi lavo la faccia dentro la doccia, me la lavo fuori prima di entrare. Innanzitutto mi leggo i capelli con il ciappo, perché quando mi lavo il viso mi dà fastidio che i capelli insomma mi stanno addosso. Vi faccio vedere i prodotti che utilizzo, ve ne parlo già così dopo mi lavo eccetera eccetera, non vorrei che il video poi diventa lungo. Io sto utilizzando questi qua della Bioma, non so come si pronuncia, li avevo fatti vedere su Instagram quando li avevo presi, quindi un bel po' di tempo fa, ho avuto tutto il tempo per provarli e mi hanno veramente cambiato la pelle. Questo è il brand, comunque ve lo lascio scritto magari sotto se vi interessa. Questi non mi sono stati regalati, questi li ho comprati io, ma comunque sono abbastanza economici, non costano tantissimo e mi sa che in Italia li potete trovare da Sephora. Scusate se mi vedete a metà, ma vi ho appoggiato qui perché non saprei dove mettervi. Questi prodotti, io ho preso tutta la linea, top, e mi sono trovata bene con tutti. Questa è una linea che è uscita nel 2020 da un tizio, mi sa che è un imprenditore, non lo so, che ha guardato sui social in periodo di pandemia, eccetera, che tutti i prodotti che andavano virali, vi racconto la sua storia, che tutti i prodotti che andavano virali erano mirati sulla purificazione, sgrassare, tonificare, cioè ogni cosa era destinata a qualcosa di specifico, tranne che a rinforzare la barriera della pelle. Quindi lui ha creato la sua linea, tutta questa linea è basata sul rafforzare e stimolare il funzionamento della barriera della nostra pelle. Sono tutti molto molto leggeri e sono adatti a tutti i tipi di pelle, quindi questa è una cosa ottima, che non è che dici oh io non lo posso usare, lo possono usare tutti. Ovvio, se si ha una pelle matura oppure una persona che vuole prevenire l'invecchiamento, magari dopo che ha fatto la sua skin care con questi prodotti qua può aggiungere una crema un po' più idratante, cioè un po' più nutriente, può aggiungere creme anti-aging, insomma si possono aggiungere, non è che devi usare questi per forza. Comunque questo è il detergente e io mi lavo solo con questo, non faccio la doppia detersione come la skin care coreana, la faccio semplicemente quando sono truccata, che utilizzo questo qua che è un burro che mi va a togliere il make up, me lo scioglie tutto, poi con l'acqua lo lavo e si toglie in un attimo, cioè non c'è bisogno di stare a lavare. Vi sconsiglio di farlo con l'olio di cocco, perché l'olio di cocco ragazzi è come edogeno, se si dice così, quindi vi sconsiglio. Invece questi qua sono fatti apposta, infatti quando li lavi con l'acqua si sciolgono in un attimo. Comunque vi faccio vedere la mia routine serale e mi vado a lavare la faccia con questo, quindi adesso mi lavo. Io utilizzo l'acqua tiepida tendente al fredda, non troppo calda. Bagno la faccia e poi vado a utilizzare questo, è tipo un gel. Allora, bisogna lavare per almeno un minuto e io oggi sì sono stata un po' di più perché stando fuori, oltre che lo smog, mi è caduta tutta la pioggia in faccia e quindi
mi lavo molto bene perché ho avuto un bel po' di pioggia sul viso, quindi ecco, una cosa brucia un pochino negli occhi, quindi. Poi ragazze, io uso questi qua che sono gli asciugamani fatti apposta, io ce li ho qua in un cestino, ce ne sono tanti, ogni giorno ne tiro fuori uno e poi dopo li lavo tutti a 90 gradi quando faccio la lavatrice degli asciugamani. E comunque un cotone resistente si può lavare a 90 gradi, non si rovina. Ecco, tipo io lo tiro fuori la mattina, lo utilizzo, poi lo metto lì dietro che si asciuga, perché non lo ripiego, perché se lo ripiego si potrebbe asciugare male. Poi la sera lo utilizzo di nuovo e basta, questo qui va a lavare, domani non lo utilizzerò di nuovo. Vi dico la verità, io lo tengo, quando ho finito pulisco lo specchio, sono fatto un po' di macchie e vado ad asciugare il lavandino, poi lo metto a lavare. Non so se va bene, però se lo lavo a 90 gradi magari va via tutto. Ditemi che qualcuno fa come me, così il lavandino rimane pulito senza macchie. Poi vado a mettere questo qua, che è il loro tonico. Questo tonico mi sono trovata benissimo. Questo tonico è un tonico riequilibrante a base di probiotici che fanno benissimo alla nostra pelle e all'antoin, che non so cosa sia, ma facciamo finta che faccia benissimo anche questo alla nostra pelle. Comunque, questo qua è il tonico. Lo spruzzo, comodissimo, senza che devo stare lì. E mentre ho il viso unto vado a mettere questo qua che è il siero, questo qua illuminante a base di niacinamide e acido ialuronico. L'acido ialuronico, se ce l'avete e lo state utilizzando, ricordatevi che va messo sulla pelle unta, cioè unta, umida, scusate, sulla pelle umida, perché si assorbe più facilmente, cioè penetra più facilmente nella pelle, perché l'acido ialuronico è molto difficile che la pelle lo assorba. Dopo quello vado a mettere quest'altro tonico qua, questo è un siero schiarente, io lo sto utilizzando perché essendo olivastra, quando mi viene un brufolino, prima che se ne vada via sto brufolo, mi lascia sempre qualche macchietta, soprattutto qua. E quindi utilizzo questo siero che mi aiuta un pochino a schiarire appunto questi brufoletti. Li mettiamo come un'altra, poi non succede niente. Quindi questo qua, adesso vi dico a cosa base, la sua base. Lo tampono così, sempre anche il collo, ragazze. Questo è Blue Tansy, che non so cos'è, pH, che è un acido più zinco. Ok, una volta che ho messo i miei due sieri, quindi io come siero vado ad usare questi due, vado a mettere il mio contorno occhi, sto utilizzando questo qua della IN, molto molto buono, mi trovo molto bene. Lo utilizzo così, dovrei fare così, ma non ne ho mezza voglia, comunque non è che schiaccio molto forte. E questo qua è sempre un loro siero, uno è per, uno è anti-aging e uno è anti-occhiaie, insomma, gonfiore, occhiaie scure, eccetera, eccetera. Devo dire la verità che a me si sono un po' attenuate, voi le vedete, le vedo anch'io, ma non come prima. Ok, siamo quasi arrivati alla fine della mia skincare. Allora, come fine fine io metto questa crema che mi sta finendo. Questa è sempre dalla loro linea, a base di niacinamide e green tea, tè verde. Ci sono triceramidi complex dentro. Ok, qui dentro qui ci sono tutti gli ingredienti. Comunque è molto, è una linea senza tanti schifetti, una linea molto molto pulita. Mi piace veramente tanto. Si esce. Sta finendo, devo andare a comprarlo. Volevo, sinceramente io sono una che ama cambiare sempre prodotti perché li voglio sempre trovare, ma è la prima volta ragazzi che mi sono trovata bene con un prodotto. Poi utilizzo questo qua che è un siero illuminante, un siero, un olio illuminante, inizio a essere stanca, vabbè, comunque metto 4-5 gocce di questo olio qua. Vi dicevo che mi sta finendo la crema, no?
e vorrei comprare altri prodotti. Di solito io sono sempre stata una che ha cambiato, però ho paura che se cambio poi non mi trovo bene e quindi poi alla fine spendo soldi inutilmente, quindi mi sa che andrò a ricomprare questa marca perché penso che insomma è molto buona. Poi una volta finito tutto mi metto la crema, questa qua, metto questa crema nel collo così. Poi, come ultima cosa, allora, ultime due, allora, se ho brufolini come in questo caso, vado a mettere questo qua sulla parte dove ho brufolini. Qua ce ne sono sempre, quindi ne metto un po' anche qua, così mi rimane pulito. Ok, questo è per i brufoli, lo metto solo qua perché è la zona in cui me ne escono di più. Ok, allora siccome questo è per i brufoli, cosa faccio io? Lo lascio, utilizzo solo questo per adesso, poi prima di andare a dormire, quindi quando vengo in bagno per andare a letto, prima che faccio la pipì eccetera, vado a mettere questo qua nelle macchie. Ragazze, questo io l'ho quasi finito, ne devo prendere. È buonissimo, questo qua è un anti-pigment, quindi per i pigmenti che sono poi queste macchiette che escono, è veramente ottimo, dell'Eucerin. Se lo trovate prendetelo perché mi ha mai salvato, io avevo un sacco di macchie e la mia pelle è diventata molto molto più pulita con questo prodotto che vado a mettere dopo. Ok, quindi ragazzi questo è tutto quello che faccio e niente, poi ovviamente mi faccio i denti, cioè mi lavo i denti, adesso non li laverò perché mangiamo la torta, quindi di solito quando mi lavo i denti filo interdentale, spazzolino, raschia lingua, colluttorio, mi metto o queste che sono le, quelli là per il sbiancamento dei denti, ho comprato anche questa pennina qua che la sto utilizzando ogni tanto, però questi qua non mi sono piaciuti per niente, li avevo comprati un po' di tempo fa perché quella marca che utilizzo io non l'ho trovata, quindi ho preso questo ma non mi sono piaciuti, dovrò finire ma tornerò al mio, poi mi metto quando ho finito mi metto le mie mascherine e poi mi metto il burro cacao e poi mi metto la crema vitamina C nelle mani, perché questa era una crema viso che avevo preso, non mi è piaciuta, anziché buttarla la utilizzo nelle mani. Poi mi pettino i capelli, io cioè, ho bisogno dei miei minuti prima di andare a letto, mi pettino i capelli molto gentilmente, ok, e poi faccio una treccia. Prima di fare la treccia metto l'olietto, o questo qua che ho comprato, e poi faccio la treccia e vado a dormire così. Allora, siccome domani so che non farò niente e devo fare lo shampoo, adesso vado a farmi la treccia mettendo questo qua. Ok ragazze, dopo questa bellissima leccata io vado a farmi la doccia, così raggiungo il nostro studio. E niente, noi ci vediamo al prossimo video se vi fa piacere. E niente, grazie per aver guardato questo video. Non so come sarà perché non è che ho fatto chissà che cosa, però vi ho reso partecipe in una mia giornata normalissima. E niente, poi il 25 vi farò vedere, farò un video, tanto noi non faremo praticamente niente, semplicemente i bimbi apriranno i regali e vi farò vedere tutta la postazione, tutte le cose che abbiamo preso per Nora. Niente ragazzi, vado a fare la doccia e vi saluto, grazie mille per aver guardato questo video, ciao!